Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Dual Maxing, la serie in cui maxiamo due municipi contemporaneamente. Ormai è diventata un'abitudine, praticamente stiamo attaccando sempre all'inizio dell'episodio. Allora, oggi l'attacco è un po' diverso dal solito. Prima lo svolgiamo e poi vi spiego il perché di tutta questa situazione. Allora, io direi di attaccare partendo da qua con un gigante e dei barbari e degli arcieri in questo modo. Ok, dietro buttiamo la regina. Andiamo con altri giganti, ok, con una terremoto e altri arcieri dietro, altri giganti, spacca muro ancora, gran sorvegliante e andiamo con altri barbari arcieri, ne servono un po', ok? Perché stanno andando tutti quanti verso quella capanna del muratore del cavolo. Andiamo con una bella cura in quel punto, ok, perfetto. Perfetto, signori. Allora, adesso andiamo con le truppe Castello del Clan che sono due mongolfiere e un drago. C'è una difesa aerea, ma dovremmo riuscire a tirarla giù se non sbaglio. Ok, una è tirata giù, l'altra no. Però comunque va bene così, va bene così, signori. Allora, andiamo con le truppe qua da sopra. Ok. Vediamo se riusciamo a prendere qualcosina anche di qua. Dai, forza, forza, forza. Oggi attacco completamente diverso, lo so, adesso poi ci arriviamo a spiegare perché. È molto più complicato se non si fosse capito. Ok. Dai. Niente, no, lì non siamo riusciti. Ok, no, attenzione, colpo di mortaio, non ci credo. È rimasto un mortaio in vita lì, che cavolo, non ci credo. Un mortaio rompiballe proprio. Vabbè, vediamo un attimo quanto abbiamo preso. Un 100.000 e un 77.000, non ci posso credere. Oh, che brutto, dobbiamo cominciare questo video con un fail. Allora, che cosa è successo? Siamo sulle quasi 1600 coppe dopo l'ultimo video in cui avevo detto che scendevo di più per farmare, per quale motivo? Semplicemente è successo quello che sapevo che sarebbe successo, solamente non sapevo quando. Ho iniziato a stufarmi del scendere di coppe. In effetti sapevo che scendere ancora di più sarebbe stato particolarmente complicato perché è veramente difficile scendere così tanto di coppe. E quindi ho cominciato a utilizzare un nuovo esercito, come vedete, con qualche gigante, qualche spaccamuro, una cura, qualche truppa un pochettino più forte per cercare di cominciare a penetrare nei villaggi e fare attacchi non più su inattivi ma su villaggi attivi. Quindi possiamo considerare questo attacco una sorta di test, ok? In ogni caso ve ne faccio vedere uno particolarmente bello che ho fatto esattamente prima di questo, 24 minuti fa. Bellissimo e anche semplice perché come vedete guardate cosa mi è capitato. Ero in Lega Oro, cioè poco fa l'ho fatto e come potete vedere ho semplicemente beccato uno che aveva delle Tesla e un cannone. Vi faccio vedere l'attacco così giusto velocizzato tanto per, però comunque sia, e come potete vedere abbiamo tirato giù tutto e ci siamo fatti anche un bel bottino. Sostanzialmente c'erano solamente delle risorse da prendere e grazie a questo attacco che probabilmente anche questo episodio chiuderemo mettendo a costruire qualcosa di nuovo, altrimenti con l'attacco che abbiamo fatto poco fa non credo che saremmo riusciti a fare molto. Ecco, a proposito di potenziamenti, vorrei soffermarmi un secondo sul villaggio, in particolar modo partendo dal laboratorio, per dirvi che ho deciso molto probabilmente che cosa metterò ad addestrare, o meglio, scusate, a potenziare dopo il barbaro. Credo proprio che la truppa sarà il gigante, signori, perché vabbè, lo sto utilizzando per farmare, ma è di sicuro una carta che... Una carta? Oh mio Dio, mentalmente sono su Clash Royale. Una truppa, volevo dire, che poi su Clash Royale comunque le chiamo truppe molto spesso, ma vabbè, lasciamo perdere. È comunque appunto una truppa che va livellata, perché oltre a farlo al 7 si può fare anche all'8 e vorrei assolutamente provarlo perché è abbastanza una bestia. E poi comunque sia, non costa tanto, quindi oltre a utilizzarlo in attacchi già un pochettino più seri, si può appunto utilizzare per farmare risorse. Poi io non capisco, cioè il gigante è la mia truppa preferita e non la potenzio, cioè dovete assolutamente dirmi la vostra nei commenti e spero che mi confermerete questa scelta. Spostandoci invece in un discorso più generale per quanto riguarda il resto del villaggio, oggi parliamo di produzione di addestramento maxato. Perché dopo il video precedente in cui abbiamo sbloccato il bocciatore, oggi abbiamo finito anche la seconda caserma nera. Questo vuol dire che abbiamo fatto due caserme nere, tutte le caserme normali, la fabbrica degli incantesimi recentemente e parecchio tempo fa, dove diavolo l'ho messa, eccola qua, la fabbrica degli incantesimi nera. Questo vuol dire che tutto quello che serve per produrre truppe o pozioni è maxato, quindi teoricamente
e possiamo fare tutto col massimo della velocità. Vabbè, mi sembra giusto, nel momento migliore. Vabbè, prendo un secondo il caricabatterie. Allora, dove eravamo rimasti? Ah, giusto, un'altra cosa molto bella, ragazzi, è che salendo di coppe abbiamo anche un bottino decisamente più sostanzioso. Infatti, come potete vedere, abbiamo un 430.000 e 430.000 dentro la nostra tesoreria, che ci torna parecchio utile. Anzi, io direi di prendere le risorse perché le utilizzeremo per potenziare una cosa anche oggi. Anzi, per essere precisi, una cosettina, perché seguiamo anche oggi il costruttore, che cosa ci dice di fare, e ci consiglia purtroppo la misera trappola a scatto. Oh mio Dio, manco si vede tra un po'. Ok, eccola qua. Puntualmente mi chiede di potenziare quella che utilizzo molto spesso, quindi direi di spostarle in questo modo, anche perché io comunque voglio farle rispettando l'ordine del costruttore, mi raccomando, e la mettiamo subito a costruire. Quindi, per il costo di 2 milioni di oro andiamo a maxare la seconda trappola a scatto, signori, che nel mio nella mia testa le trappole a scatto sono ancora quelle di una volta che non si potenziavano, ma vabbè, maxiamo le trappole a scatto, come suona male. Anche se abbiamo tutti i muratori occupati, adesso non cantiamo vittoria, perché come avrete visto anche poco fa, domani se ne libera uno, perché la trappola a scatto dell'altra volta ha praticamente già finito, non ci impiegano niente a maxarsi, e soprattutto tra un giorno e 18 ore, quindi di nuovo tra pochissimo, finiamo la Eagle Artillery livello 2, signori, e dopo veramente vederla sparare sarà un sogno. Ricaricarla sarà una tragedia, ma vederla sparare sarà un sogno. Andiamo anche oggi nella schermata in cui segniamo la roba maxata, signori, e aggiungiamo la seconda trappola a scatto. Ve la faccio vedere anche oggi, ormai penso che prenderò un'abitudine di mostrarvela più spesso possibile, perché in effetti è una schermata molto utile e vi consiglio anche voi di realizzarne una. Anzi, se volete posso anche dedicarci un video sul come la strutturo io in genere, come consiglio di farla, però vabbè, eventualmente scrivetemelo nei commenti anche qua. Allora, visto che l'attacco di prima ha fatto un po' schifo e voglio un pochettino sdebitarmi con voi, ho avuto un'idea. Magari, se vi piace, potremmo utilizzarla anche in altri episodi. Puff, eccoci su FRTH7, che con dual maxing non c'entra assolutamente un cazzo, però in effetti è già un po' di giorni che non ve lo faccio vedere ed è anche da un po' che non loggo perché è pieno zeppo di risorse. Allora, siamo in guerra e c'è un attacchino da fare, quindi potrei farlo proprio qua in live con voi. Allora, io richiedo le truppe, ma non credo che me le doneranno in tempo. Nel frattempo facciamo una ricognizione, ma il villaggio che devo attaccare è veramente molto molto merdoso, come potete vedere. Allora, ha due difese aeree, è un TH8 in teoria, ma vabbè, lasciamo perdere questa cosa. E io direi di buttarli giù una difesa aerea con le nostre fulmine, e poi attaccare di qua con dei draghi e tirare giù un po' tutto. Ma sì, le truppe non dovrebbero servirci assolutamente, signori, a meno che non esca un pecca volante dal castello del clan, direi che possiamo andare tranquilli. Allora, buttiamo le tuono così, vediamo un pochettino, che poi in realtà si chiamano fulmine, ma io le chiamo sempre tuono. Abbiamo tirato giù anche la torre dell'arciere, così già che c'eravamo non c'entrava niente, però l'abbiamo tirata giù anche lei. Allora, partiamo con il re Barbarozzo, che lo butto su questa capanna, perché tutte le volte i draghi vanno ovunque tranne dove devono andare, quindi un punto dove possono andare già glielo tolgo. Ok, quindi partiamo di qua con un drago, gliene butto altri due perché lì c'era appunto la difesa aerea e il drago che stava uscendo, e di qua partiamo con tutti gli altri. Ok, dovrebbero avanzare senza grossi problemi, speriamo appunto che sia così. Madonna, qua i draghi si sono presi tante quelle botte a morire, la difesa aerea è già morta, e quindi, signori, adesso noi chiacchieriamo belli tranquilli mentre questo TH8, io non lo chiamerei TH8, ma ok, mettiamo anche un po' di volume nel frattempo, mentre questo TH8 appunto diventa un colabrodo, perché cioè i draghi sono tipo tutti in vita, e almeno che non abbia stanatori ovunque in questo villaggio dovremmo tristellare. Anche il tempo basta assolutamente, quindi non vedo che cosa possa andare storto. E adesso minimo succede qualcosa ed è tipo il fail più grande che io abbia mai fatto in un video. No, ok, no, non credo. 93%, manca 1 minuto e 41. E il bello di FRTH7 è questo, signori, che capitano questi elementi in guerra. È veramente una bella cosa, perché faccio stelle così a caso. Ogni volta che attacco fa stelle, stelle, stelle. Adesso controllo, ma credo che
abbiamo fatto quasi una trentina di stelle da quando ho cominciato a utilizzarlo seriamente in guerra. Adesso andiamo a vedere insieme. Abbiamo un totale infatti di 34 stelle. Vabbè, comunque sia signori, questa è un'idea, magari lo potremo fare anche in altri video. Ditemelo con un commento se l'idea vi può piacere. Io con questo vi saluto e vi do appuntamento sempre domani, sempre alle 5 e sempre con un nuovo video, perché anche per oggi siamo giunti al termine. Mi raccomando, fate un salto in descrizione, seguitemi su Telegram, dove stiamo facendo veramente i cazzoni un casino e sta cosa mi sta piacendo. E nulla, io vi saluto e vi do appuntamento a domani con un nuovo video. Signori, ciao a tutti!